Rui Knives, coltelli creati in Spagna, un'azienda spagnola, li ho trovati da un amico che li vende, e ne ho presi alcuni per vedere come sono. Made in RPC, fabbricazione RPC. Allora, Martina Albainox, quindi il sito è www.albainox.com, anche se poi c'è un sito ruinives.com. Ne ho presi alcuni modelli per provarli. Vediamo come sono. Arriva una scatolina di cartoncino con un piccolo tagliando per le manutenzioni per l'acquisto del coltello. Allora, questo è una specie di modello fisso tattico giapponese. Abbiamo una clip posteriore per l'attacco nella cintura. Il fodero è abbastanza economico, però ha il marchio Rui sopra, è una buona clip che tiene. Il modello è un modello a doppio filo, tipo giapponese, una specie di una daghetta. Da questo lato abbiamo delle scritte un po' invasive, copertura in titanio, stainless steel. E il marchio Rui sulla manica. Questo qui è una navigatura in Kraton, sembra molto simile a quella dei Gold Steel. Effettivamente, se voi pensate che i costi di questi modelli sono veramente esigui, perché siamo attorno ai 25-30 € massimo, abbiamo una daghetta che effettivamente è abbastanza funzionale. Lo spessore sarà sui 3 mm. Potrebbe anche essere un ottimo regalo per qualcuno, quando chi colleziona questi modelli. Oltre a questo abbiamo un piccolo molto simile al Moker Subcom. Questo però non è il frame lock, ma è l'inner lock. Apertura ad una mano, vedete, piccolino, però comodo anche come potrebbe essere una porta soldi. Da questo lato abbiamo il marchio del costruttore e il liner un po' sottile, ma proporzionato alle dimensioni del coltello. Il liner si sblocca facilmente. Ci trovo un po' in crisi facendo un po' di sforzo, ma per i costi che hanno questi modelli va anche bene. Poi ho preso un modello sempre che arriva con le stesse accessoristiche degli altri. Questo è un foderino sempre in nylon, è un balisong, un butterfly. Qui abbiamo una parte scoperta con un taglia sagole. La manicatura credo che sia in acciaio, dal peso mi sembra che sia in acciaio. Da questo lato c'è un frangicristalli. Questo è uno dei modelli, ce ne fanno più di uno. La seghettatura
è più che altro estetica. Non penso che si possa utilizzare per tagliare qualcosa. Comunque la forma della lama non è male. Inoltre, come dicevo, sono tutti in acciaio inox con questa copertura in titanio. Il coltello è anche abbastanza grande. Per chi volesse prendere un modello senza spendere tanto, anche per allenamento, va anche bene. Certo, è abbastanza grande il modello. Il blocco tiene abbastanza bene sia in apertura che in chiusura. Diciamo che è un discreto modello. Infine ho preso un chiudibile che arriva in una scatola un po' più grande, un po' più elegante. Questo effettivamente è anche abbastanza grazioso. L'unica pecca è il lino, perché è un po' sottile. Il fodero è sempre in nylon con il marchio GUI impresso sopra. Un po' duro da chiudere. Il coltello è un linear lock ancora con attaccato. Diciamo che la forma non è male, diciamo che mi è dispiaciuto un po' per l'effettivo eccessivo spessore di questo spaziatore. Per poi avere anche un liner veramente miserabile, veramente troppo piccolo. Non va in sofferenza, però effettivamente è molto sottile. Il coltello, come dicevo, è carino. Se avessero magari assottigliato un pochino le guancette nella parte anteriore, sarebbe stato un po' più ergonomico. Comunque si impugna abbastanza bene, veloce. Abbiamo sempre la solita lama in acciaio inox con copertura in titanio, e il frame è veramente, i liner sono veramente sottilissimi. Ha degli spaziatori rossi però che lo colorano un pochino, e queste gancette in Kraton con il marchio del modello. Diciamo che per il costo che ha, meglio prendere un modello di questi che uno di questi cinesi in mezzo alla strada. Almeno ce l'ha il fodero, eccetera. Rui Knives, questo è il modello SFL. Per quello che costano, effettivamente si possono anche prendere, perché veramente hanno dei costi veramente esigui. E molti sono di copie di modelli già conosciuti o famosi come forma, però hanno delle soluzioni un po' diverse fra loro. Rui Knives.